apriamo la porta di Casablanco. Radio Gela Express e Lettera G Online presentano Casablanco, argomenti di attualità con i personaggi del nostro territorio. Conduce Liliana Blanco. Casablanco, sapere, conoscere e interagire con la radio, il giornale online e i social network. Casablanco, in diretta video su Facebook e su tutti i social di Lettera G e Radio Gela Express, il venerdì alle 18.40 e in replica il sabato alle 7.30. Casablanco, in video su www.radiogelaexpress.it, Instagram e su Facebook, in FM 100 e 300 e 103 e 800 MHz e sull'app Radio Gela Express. Casablanco si può seguire su www.letteragionline, su Facebook, Twitter e Instagram. Bentrovati a Casablanco, ancora una volta insieme il venerdì. Buonasera, come stiamo? Ci stiamo avvicinando alla Pasqua. Io pensavo che la prossima settimana potessi fare tipo salto, e invece no. Ci saremo pure la prossima settimana. Va bene, io intanto per cominciare devo dire sempre grazie ai nostri sponsor, che sono la farmacia Cipolla di Via Crispi, poi Edil Ponti e MD Construction. Già mi fanno le pernacchie. Allora, oggi noi con un pizzico di orgoglio, anche piacere, devo dire che festeggiamo pure noi il Dante D. Come ho scritto nell'annunciare questa puntata, ho voluto fortemente e invitare una persona che ho sentito parlare, ho sentito nelle sue conferenze molto allegre, invitanti, molto forti, eccetera, il notaio dell'Agrigentino Salvatore Abruscato, che è notaio però alla passione di Dante. E non ci è venuto a trovare perché insomma c'ha tanti impegni, è lontano, c'è il coronavirus e cose varie, e quindi adesso fra poco arriverà telefonicamente e quello che ha da dirci ce lo dirà appunto attraverso la linea telefonica. Intanto già ci sono persone che ci stanno aspettando e ci arriva un saluto da Antonio Sanzo da Parma. Grazie, che bello, abbiamo avuto ospiti da Parma, dal Brasile, insomma dalla Francia, ospiti anche intervistati. Quindi Dante D, sappiamo che è stato istituito dal Ministero per l'Istruzione il giorno di Dante, di sta per giorno, perché ha una derivazione latina da dies di giorno, quindi il giorno di Dante a 700 anni dalla sua scomparsa. Dante è stato il padre della lingua italiana, Dante è stato addirittura, qualcuno dei suoi studiosi sostengono, che il padre proprio dell'Italia, della prima unione dell'Italia che poi avverrà dopo oltre 5 secoli. Forse c'è già il notaio. Pronto, notaio? Sì, sono Gellina, la sento poco, lei mi sente bene? Sì, noi la sentiamo benissimo. La sento un po' maluccio, comunque. Va bene, ora piano piano la linea si sistema. Allora, notaio, noi abbiamo ormai 45-50 minuti. Il tempo passa velocemente, io so che lei ha tantissime cose da dire, non le rubo nessun altro. Intanto cominciamo dicendo, ma come nasce questa passione smodata per una materia che sicuramente non rientra fra le sue carte sudate, che riguardano atti, che riguardano un mondo completamente diverso? Come nasce? Bene, ha ragione. Io effettivamente devo dire che la passione verso la Divina Commedia mi è nata dopo la laurea, addirittura quando io già esercitavo allora la professione di avvocato prima di esercitare quello di notaio. Sì. Ogni sera passeggiavo con mio cugino, che era un grande avvocato penalista, e durante le nostre passeggiate lui mi recitava
interi canti della Divina Commedia, così che io mi sono subito appassionato e ho fatto una riflessione: se lui queste cose le sa e riesce a recitare così bene, vedo se io riuscirò a fare altrettanto. E così mi sono cimentato a studiare e ho studiato da solo la Divina Commedia. Sono stato un self-made man, come si dice nel linguaggio inglese. Ecco perché ora mi sono tanto appassionato, sì. e la seguo ormai da diversi anni, sì. E da diversi anni io svolgo delle relazioni soprattutto a Palermo e anche qui dalle nostre parti. E le ha fatte pure Gela, perché io lo conosco, perché qualche anno fa, attraverso la signora Maria Cristina Comunale, che salutiamo e che sicuramente benissimo. Ci ascolterà e che mi ha aiutato a rintracciarla, perché non la sentivo da qualche... No, a lei dico, non riuscivo ad avere il suo numero con facilità, ho chiamato Maria Cristina, mi ha aiutato subito a dare il numero. E la saluta, sono stati momenti. Grazie, ricambio il saluto, ecco, della signora Cristina. Sono stati momenti molto belli, però poi io vedo che lei continua anche in questo momento di pandemia a tenere conferenze con i club service, via remoto, molto attivo, molto moderno anche. Bene, perché sì. Che bello. Benissimo. Entriamo subito nel vivo, perché non dobbiamo perdere neanche un secondo. Vivo, entriamo. Allora, entriamo. Cominciamo a entrare nella selva oscura. Benissimo. Allora io devo dire, devo fare una breve premessa, diciamo, teorica, prima di leggere già i primi versi del primo canto, perché il primo canto dell'inverno è un proemio, un canto introduttivo dove c'è di tutto, c'è tantissima allegoria. Sì. Che cos'è l'allegoria? Già Dante Alighieri nel Convivio ce ne parla. Egli riprende la tradizionale quadripartizione che hanno fatto i teologi, che c'è a dire tutte le scritture possono interpretarsi in quattro sensi. Il primo è quello letterale, c'è a dire quello che risulta dal significato proprio letterale della parola. Il secondo significato è quello nascondo, recondito, ed è il significato allegorico, che deve essere scoperto da un attento lettore. Il terzo significato del poema, della scrittura, è quello morale, perché è chiaro che ogni scrittura deve contenere un messaggio, deve contenere un insegnamento, e nella Divina Commedia di questi messaggi noi ne troviamo tantissimi, tantissime fonti di insegnamento ancora attuali. E alla fine vi è il quarto senso, quello analogico. Quello analogico significa che bisogna intendere la scrittura nel suo senso escatologico, cioè a dire avendo un riferimento ai destini ultimi dell'umanità e del singolo. Sì. Allora noi Dante già nel primo verso del primo canto dell'inferno, già questo primo verso è già denso, è importante. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la dritta via era smarrita. Che significa? Intanto già questo verso nasconde un grande significato. La vita è considerata un cammino. Questo evidentemente, questa considerazione noi la troviamo nelle scritture, la troviamo nella cultura medievale. La vita è un cammino verso la patria celeste, cioè dire verso Dio, perché da lì noi proveniamo e da lì dobbiamo tornare. Poi Dante dice nel mezzo. Nel mezzo significa che allora la durata della vita era considerata 70 anni, quindi nella metà di questo cammino significa l'età di 35 anni. Sì. E così noi veniamo a sapere che il cammino di Dante, quindi il suo viaggio, incomincia all'età di 35 anni, poi continua e ci dice che lui si trova, a un certo punto si accorge di trovarsi in una selva oscura. Ecco l'allegoria: la selva oscura rappresenta il peccato, lo stato di miseria e di depravazione nelle quale si trova l'uomo. E poi ancora continua, ci dà altre notizie, che la diritta via era smarrita, cioè dire lui si trovava lì perché aveva perduto la via della verità, la via della giustizia, la via della beatitudine, la via della rettitudine. E poi ci dirà ancora che
si era trovato lì perché era piombato nel sonno. Sì. Ma poi continua a descrivere questa selva oscura, questa condizione di peccato, tant'è amara che poco è più morte, ma per trattar del ben che io ritrovai, dirò delle altre cose che io ho scorte. Ecco qui lui ci dice che la selva era oscura, buia, e quindi praticamente chi precipita nel peccato è come se precipitasse nell'oscurità. La selva era intricata, era forte, difficile, e quindi era difficile uscirne. Dante poi continuerà e dirà che arriverà a fatica, giunge ai piedi di un colle. Questo colle rappresenta la salvezza ed è illuminato dai raggi del sole. Dante dice: io vedo un colle vestito già dai raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. È chiaro che questo sole è la luce di Dio, è Dio che illumina questo pianeta e indica all'uomo la giusta via. E allora Dante cerca di salirlo, poiché ebbe riposato il corpo lasso, riprese via per la piaggia deserta, sicché il più fermo sempre era il più basso. Cioè dire, Dante inizia a salire questo colle, perché sa che proprio salendo il colle lui troverà la salvezza. Ma ecco che la sua salita viene impedita dall'apparizione di una lonza. Ed ecco, quasi al cominciare dell'erta, una lonza leggera e presta molto che di pel maculato era coperta. Ma non mi si partia dinanzi al volto, anzi, invidia tanto il mio cammino, chi fui per tornar più volte volto. In sostanza, la fiera proprio impedisce a Dante di salire, così che Dante è costretto a tornare indietro più volte, poi tornare ancora in avanti e quindi più volte volto. Bene, a questo punto davanti Dante si presenta, poi Dante cerca di salire di nuovo, troverà un leone e troverà poi una lupa. Queste tre fiere sono anche queste, qui abbiamo un'allegoria. La lupa, che è la più pericolosa di tutti, rappresenta la cupidigia, rappresenta la cupidità, la sete di potere, la sete di denaro, che è una delle cause della miseria e della perdizione della umanità. Anche oggi, purtroppo. Il leone, prego. Anche oggi, dico. Sì, ma questo per esempio è una lezione che Dante ci dà, che è valida anche oggi. Oggi l'uomo è sempre preso dall'avidità, ecco le guerre che ci sono tuttora, il pianeta oggi è pieno di guerre, in tutte le parti del pianeta abbiamo tantissime guerre, e questo è causato da che cosa? Dalla sete di potere, dalla cupidigia, che Dante identifica in questa belva che è la lupa, che poi Virgilio parleranno ancora, dirà di una lupa che di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza, e molte genti feggia vivere grame. Vedete? Poi continua Dante ancora a parlare di questo lupo, perché molto parlerà della lupa e richiamerà questo concetto della lupa anche nel Purgatorio. Ce la farà vedere nel canto 30° del Purgatorio, quando lui ci rappresenta tutta una processione e ci rappresenterà Filippo il Bello da una parte e dall'altra parte ci presenterà pure questa immagine. Piccola digressione, notaio, non per niente in siciliano si dice allupato, cioè persona affamata in maniera smodata, allupato, va bene. Bene, allupato, bravo, io non la sapevo questa frase, sì, allupato. Proprio sì. Così. Sì, sì. Ora Virgilio, Dante si accorge della presenza di una persona, non so se è un'ombra oppure una persona in carne ed ossa. E Dante, quando vidi costui nel gran deserto, miserere di me, gridai a lui, qualche tu sia, o d'ombra o d'uomo certo. E Virgilio risponde: io non omo, omo già fui, e i parenti miei furono lombardi, mandovani per patria ampedui. Così che Virgilio in sostanza non gli dice io sono Virgilio, no,
usa tutta una perifrasi per, e gli fa capire che lui era il grande poeta della latinità, perché scrisse l'Eneide, sì, scrisse la storia di Enea che fuggì da Troia dopo che il superbo Ilion fu distrutto, fu devastato dai greci. Ma sono circonlocuzioni che quasi tutti i personaggi usano per identificarsi, non dicono subito il loro nome ma dicono le loro origini, la terra natia, come fa Francesca. Quando, esatto, usano una perifrasi, sì, dottoressa, benissimo, Dante usa sempre le perifrasi, quasi mai Dante ci dà il nome della persona, dobbiamo essere noi a scoprire questa. Ora nel corso, non so, della nostra, così, delle nostre letture ci accorgeremo di questa bella caratteristica della poesia, perché sì, ciò che rende ancora più bella e più affascinante la poetica dantesca sono le allegorie, queste perifrasi, le similitudini, il simbolismo e l'analogia. Ora noi esamineremo alcuni aspetti, proprio alcuni esempi particolari di questo. Sì, però ci dobbiamo fermare, notaio, qualche minuto, ma pochissimi, perché c'è il primo stacchetto pubblicitario. Va bene, pochissimi. Aspettiamo, ok. Sì, okay. A fra poco, benissimo. Casablanco, argomenti di attualità con i personaggi del nostro territorio. Casablanco, sapere, conoscere e interagire con la radio, il giornale online e i social network. Conduce Liliana Blanco. Costruzioni Edil Ponti. Opere edili ed industriali, calcestruzzo certificato e inerti di cava. Costruzioni Edil Ponti. Dal 1981. Costruiamo legalità. Farmacia Cipolla Gela. Dal 1972 al servizio del territorio. Medaglia d'oro Federpharma Caltanissetta. Farmacia Cipolla Gela. Servizio gratuito a domicilio e prenotazione farmaci tramite il profilo WhatsApp 324-8240-162. Disponibile dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 20. Farmacia Cipolla è in via Francesco Crispi a Gela. Su Facebook Farmacia Cipolla Gela. Medigroup Construction esegue lavori edili, opere stradali e ponteggi fissi. Dal 2008 si occupa della gestione delle cave, della lavorazione e commercializzazione degli inerti. Medigroup Construction si avvale di un impianto di betonaggio e di macchine per il movimento terra di alto standard qualitativo ed è molto attento alle materie prime impiegate e anche nel monitoraggio del prodotto finale. Medigroup Construction, via Venezia 372, Gela. Siamo tornati in studio a Casablanco, vi ricordo sempre che ci potete seguire sui 100 e 300 e 103 800 MHz di Radio Gela Express e sulle pagine Facebook di Lettera G, nostro produttore, e di Radio Gela Express. Siamo in compagnia del notaio Salvatore Abruscato che ci sta parlando della Divina Commedia. E con noi, notaio? Sì. Benissimo. Sì, 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 siamo tornati in studio. Allora, prima che lei riprende, perché io so che lei è un fiume in piena, eccetera. Benissimo. Io volevo fare una piccola domanda e anche così una mia riflessione. Lei diceva il simbolismo che riguarda l'aspetto religioso. Ma cosa non c'è nella letteratura che riguarda italiana, dico, ma è anche nell'arte l'aspetto religioso. Cioè, tutta la nostra vita è fondata, la nostra vita culturale, e da allegorie, da simbolismi che ci possono portare alla religione, quella che oggi invece si vuole dimenticare. E immaginiamo cosa sarebbe l'arte italiana dalle prime mosse, dei primi pittori, da Giotto a oggi, senza l'aspetto religioso. Fine della mia riflessione, riprenda lei. Dante invoca Virgilio, aiutami da lei, o vecchio saggio, quella mi fa tremare le vene e i polsi. A questo punto Virgilio gli dice a Dante che bisogna seguire un altro viaggio e gli descrive il viaggio che bisogna fare. Ecco perché questo primo canto è importante. E Virgilio gli dice che bisogna andare all'inferno, dopo l'inferno bisogna fare il viaggio attraverso il purgatorio e poi il viaggio può proseguire nel cielo, nella beatitudine celeste, però lì Virgilio non lo potrà più accompagnare. Dante
sarà accompagnato da Beatrice. I versi sono questi, con cui Virgilio spiega a Dante il suo viaggio. Oh Dio, per lo tuo mei, penso e discerno che tu mi segui e io sarò tua guida, e trarrorti di qui per loco eterno, ove udirai le disperate strida, vedrai gli antichi spiriti dolenti, che alla seconda morte ciascun grida, e vederai coloro che son contenti nel fuoco perché sperano di venire quando che sia alle beate genti, alle quali poi se tu vorrai salire, anima fia a ciò di me più degna, con lei ti lascerò nel mio partire. Ecco, quindi già come vedete il viaggio di Dante è segnato. E allora ora anche questo viaggio presenta dei precisi simbolismi. Intanto il viaggio si svolge dal venerdì sera, dal venerdì santo, fino alla domenica mattina di Pasqua. Ecco. Quindi coincide simbolicamente con la passione di nostro Signore. Gesù Cristo muore il venerdì e poi risorge la domenica mattina di Pasqua. Sì. E quindi il viaggio di Dante attraverso l'inverno in sostanza dura soltanto 24 ore. Quasi 24 ore più una notte, infatti il sabato notte Dante si trova già davanti a Lucifero, quando Dante si trova davanti all'ufficio è la mezzanotte, siamo nel pieno della notte, sì. Dopo attraversa il cunicolo e arriva nella spiaggia del Purgatorio la domenica mattina, quindi vedete questo viaggio che c'è questa bellissima coincidenza, chiamiamola divina, religiosa, come la vogliamo chiamare. Ma poi è tutta una perfezione, notaio, la perfezione. Prego. Del disegno, del disegno proprio dei tre mondi ultraterreni, no? La perfezione dei numeri, i sì. 100 canti che fanno un'unica opera, divisi con il multiplo di tre, perché il tre è un numero che si riferisce alla triade divina, esatto, alla Trinità. Tutto evidentemente i numeri in Dante hanno una grande importanza e tutto è organizzato in maniera architettonica, non c'è una cosa fuori posto, una parola, ogni parola ha un suo preciso significato. Infatti abbiamo tre cantiche come la Trinità, una terzina formata da tre versi come la Trinità. E non solo, ma queste terzine sono con rima incatenata, perché la seconda terzina, il secondo verso viene a rimare con il quarto verso, il primo rima con il terzo e così via. C'è una catena infinita fino ad arrivare all'ultimo verso della terza. Come si spiega, notaio, il fatto che il linguaggio dell'inferno è molto più vicino all'italiano e invece il linguaggio del paradiso è molto più vicino al latino? Avrebbe dovuto essere al contrario, perché la prima cantica doveva essere forse più alla portata di tutti, invece alla portata di tutti, perché allora si parlava il latino e ancora non c'era l'italiano, invece all'incontrario. Come si spiega questa cosa? Allora qui dobbiamo trovare pure un senso allegorico. In sostanza, mano a mano che Dante va salendo, intanto nell'inferno, l'inferno non è altro che la rappresentazione della condizione umana, dello stato di miseria in cui soggiace l'uomo, perché nell'inferno abbiamo la descrizione dei peccati e la descrizione delle sanzioni, delle pene terribili che sono connesse a questi peccati. Non solo, il linguaggio che si sviluppa nell'inferno si chiama di uno stile comico, cioè dire che non è uno stile elevato come quello delle tragedie. Sì. Quando Dante poi va salendo nel purgatorio, lo stile si va facendo più aulico, più alto. Quando poi arriviamo nel paradiso, lo stile diventa di altissimo livello, cioè dire diventa nobile, alto, elevatus. Lì avremo il cosiddetto altus cantus, quello che ecco, e anche qui noi dobbiamo vedere un senso allegorico, salendo l'anima piano piano a mano si va purificando,
diventa sempre più libera del peccato e sempre più vicina a Dio, e quindi il linguaggio cambia, e questa è una delle grandi caratteristiche della Divina Commedia. Cioè dire, lì troviamo tantissimi stili, via lo stile comico, lo stile drammatico lo troviamo nell'Inverno, poi via lo stile elegiaco, lo stile lirico lo troviamo nel Purgatorio, là dove Dante esalta tantissimi valori della cristianità, il valore del perdono, il valore dell'amore, tanti altri valori, il valore dell'amicizia che Dante tratta, il valore del pentimento. Infatti molte anime si trovano nel Purgatorio pur avendo peccato durante la loro vita in maniera forte, come Manfredi, che Dante disse che avessero peccati. Quindi proprio questi valori sono tutti descritti ed esaltati nel Cristo. Pronto? Sì, sì, non so cosa succede. Comunque. C'è uno che sta cercando di... Non siete voi, no? No. Vedi. Allora, vediamoli questi valori. Il valore dell'amore lo sappiamo, fra Paolo e Francesca, magari ci torniamo dopo. Il valore dell'amicizia, allora, per esempio. Ma c'è qualcuno che cerca di entrare, non siete voi? No. E nemmeno mia moglie, perché lei lo sa che io sono qua. Continuiamo. Allora. Aspetta che vado a controllare un attimo. Sì. Un minuto. Sì. Il notaio ci ha abbandonato. Io non so se avete visto voi ieri sera una serie di programmi televisivi che erano dedicati a questo padre della nostra lingua italiana, che ha dato il via a una sorta di distacco dal latino, che fino a quel momento era la lingua che ufficiale, quella che si utilizzava per i documenti eccetera, quando invece il volgare, come mi tocca fare la lezione. Dottoressa Blanco, sì. La sento un pochino però. Va bene, comunque, tanto la sentiamo, noi la devono sentire i nostri radioascoltatori. Va allora, benissimo. Parlavamo dei valori. Allora, i valori già, l'amore è sempre presente in tutta la Divina Commedia. Lei deve, dobbiamo considerare per esempio che alla fine questo l'amore, diciamo, di cristiano, l'ultimo verso di tutta la commedia si chiude con la parola amor che muove il sole e le altre stelle. Già questo. Poi naturalmente nel canto di Paolo e Francesca qui si parla dell'amore, si parla dell'amore passionale, però non c'entra qui l'amore verso le cose divine, l'amore cristiano. Si parla dell'amore peccaminoso. Sì, ma anche di trascendente anche quello, perché va oltre la morte. Certo. Giusto. Perché loro continuano ad amarsi anche dopo la morte. Sono assieme, quindi li mette assieme tutti e due, li condanna lì nella bufera. Sono assieme, vanno assieme. C'è sempre qualcuno che vuole entrare. Sì, non importa. Ma non importa, sono, lei, non sono, non importa, non lei continua a parlare, tanto la sentiamo. Va bene. Infatti l'amore che noi troviamo nel canto quinto dell'Inverno, la famosa anafora, amor che al cor gentile e ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il mudo ancor m'offende. Qui ci risuonano praticamente tutti i sonetti del dolce stil nuovo. Amor che nella mente mi ragiona, i sonetti di Guidinzelli, di Guido Cavalcanti, e qui Dante sente l'influenza del dolce stil nuovo. E poi vi è un'altra terzina pure bella: amor che a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte che, come vedi, ancora non mi abbandona. In sostanza, qui c'è un principio, non so se è vero, vediamo fino a che punto è vero, cioè dire, una persona che viene amata non può fare a meno di riamare, quindi il fatto stesso di essere amati stimola la persona
a prendere in considerazione e quindi ad amare la persona da cui uno viene amato. Lei che ne pensa di questo? Io no, perché se così fosse sarei già sposata e madre di figli. Certo. Cioè, no, purtroppo non sempre è così. Esatto, non sempre è così, sempre perché così. Molte volte uno ama ma non è riamato. Diciamo che è vero che ci sono amori che vanno al di là della morte, vanno al di là della vita, non seguono nessuna logica, non seguono tempo, perché ci sono sempre. Questo lo posso ravvisare nelle mie conoscenze, nella mia vita, eccetera. Però purtroppo non sempre è così. Se fosse così, magari bello, perché in effetti poi ci sono coppie che magari all'inizio non si amano veramente, poi piano piano l'amore dell'uno contagia l'altro, diciamo così, diciamolo al linguaggio pandemico. Ora, in sostanza, dottoressa, praticamente perché Dante fa questo viaggio? Noi abbiamo detto che il viaggio si svolge in 3 tempi, in 3 luoghi diversi: inverno, purgatorio, e poi c'è il paradiso, dove che è il luogo della beatitudine, dove finalmente Dante può vedere tutti i misteri, si svelano a Dante tutti i misteri della dottrina cristiana. Vediamo quali sono, diciamo, le cose da mettere in evidenza. Visitare l'inferno significa per il pellegrino conoscere la gravità del peccato e lo stato di miseria e il dramma dell'uomo. Infatti qui noi vediamo che Dante descrive quasi tutti i reati che si trovano nel nostro codice penale, tutti. Ci sono reati di violenza contro la persona, reati di violenza contro la propria persona, quindi il suicidio, reati di violenza contro il patrimonio, quindi ingente, rovine, sperperi e così via. Poi vi sono i reati di frode, che Dante considera la frode un reato peggiore, più grave rispetto ai reati di violenza. E infatti Dante lo dice con un verso emblematico: la frode, poiché della frode è proprio male, più spiace a Dio, e perciò stan di sotto li fraudolenti, più dolor li assale. Vedete, quindi i fraudolenti sono messi nel basso inferno, i traditori Dante li colloca nel cocito, nel nono cerchio, proprio nell'ultima zona dell'inferno, laddove c'è una pena più grave e laddove i cerchi sono più stretti. Invece i fraudolenti sono messi nel cerchio ottavo e sono divisi in 10 bolge. Con 2 dande, che un'altra caratteristica è la precisione, la perfezione nella descrizione delle cose. Dante con 2 terzine ci descrive, per esempio, come sono distribuiti i peccati in questo cerchio ottavo. Sì. Onde il cerchio ottavo per lui diventa il secondo cerchio, perché con Virgilio stanno esaminando gli ultimi 3 cerchi che sono sotto di loro. Sì. Quindi il cerchio dei violenti, dei fraudolenti e dei traditori. Onde nel cerchio secondo s'annida ipocrisia, lusinghe e chiaffattura, falsità, ladroneccio e simonia, ruffiam, baratti e simile lordura. Vedete che bella descrizione, qui lui ci descrive tutti questi peccati. Non solo, ma all'inizio, quando Virgilio, che qui lui assume le veste del maestro in maniera scolastica, didascalica, Virgilio descrive a Dante com'è la struttura di questi ultimi 3 cerchi, e inizia con una premessa, ci spiega che cos'è la malvagità. Ci dà una spiegazione, seguendo evidentemente la linea filosofica di Aristotele. D'ogni malizia, quindi di ogni malvagità, che odio in cielo acquista, è chiaro, la malvagità viene odiata da Dio, ingiuria è il fine, quindi la finalità di ogni male azione dell'uomo, di ogni malvagità, è ingiuria. Ingiuria significa offendere, significa violentare, ingiuria è il fine, ed ogni fin cotale o con forza o con frode altrui contrista. Guardate che bella descrizione. Sì. E così Dante spiegherà che nel primo cerchio viene i violenti, sì, e morde così, e così via.
Quindi con questa è, diciamo, un pochettino la struttura che abbiamo detto dell'inverno. Ora io vorrei fare una considerazione, dottoressa. Certamente. Questo per le lei dico, Dante, questo. Dante, come vediamo incontra Francesca, Paolo, sente la loro storia, se la fa raccontare e sviene. Dopo aver sentito la storia, Dante cade come corpo morto cade, perché Dante è sopraffatto da quella storia, è sopraffatto dalla pietà. Cioè Dante visita l'inverno, non è contento, soddisfatto di queste punizioni che la giustizia divina, impersonata da lui, riesce a dare a tutti. La forza morale di proseguire in mezzo a tanto dolore e a tanto dramma è data a Dante da Virgilio, che è una saggia guida che simboleggia la ragione e l'amore, ed è data anche dalla speranza che alla fine di questo viaggio lui incontrerà Beatrice, e Beatrice Dante la incontrerà nel paradiso terrestre, cioè dire sulla sommità del monte del purgatorio. Lui patisce insieme a loro, patisce insieme ai dannati, soprattutto esatto, con alcune figure. Soffre perché vede l'umanità, e anche lui soffre perché lui si identifica pure in loro. Poi Dante nel purgatorio, quando si trova nella seconda cornice degli invidiosi, parlando con Sapia, che è un emblema dell'invidia, Dante confessa che egli è un poco invidioso e confessa pure che è un poco che è superbo. Infatti Dante si farà conoscere a noi che lui ritornerà in purgatorio dopo morto e sarà lì nella cornice dei superbi, successivamente sarà nella cornice degli invidiosi. E così, saltando diciamo da palinfrasco, mi si è considerato che Dante si confessa, perché Dante è un uomo cristiano, un grande cristiano. Quando Dante nel cerchio del sole incontra i grandi sapienti, i grandi teologi che hanno fatto la storia della Chiesa e che hanno fatto anche la storia, la dottrina cristiana, Dante incontra San Tommaso d'Aquino, Pietro Lombardo, Alberto Magno, tantissimi filosofi, tantissimi teologi. Bene, lì Dante si colloca, dirà che poi, dopo aver scontato la purgazione nelle due cornici del purgatorio, sarà in paradiso insieme ai teologi, insieme a San Tommaso d'Aquino. Vedete che cosa meravigliosa, eh? E Dante già si assegna un posto sul dolore. Questa è una cosa bellissima. E saltando, diciamo così, facendo un altro volo pindarico, dal paradiso ritorniamo noi nell'inferno. Dante nell'inferno incontra, nel primo cerchio incontra, nel limbo incontra una zona bellissima, incontra un castello, un fiumicello, e poi entra in un giardino pieno di piante, e lì Dante incontra gli spiriti magni. Dante e Virgilio incontrano i grandi poeti dell'antichità, Omero, Ovidio, Orazio e Lucano. Guarda che bello, io voglio citare, mi consenta, prego, questa terzina con cui Dante, felice, ci fa conoscere questa. Così io vidi adunare la bella scola di quel Signore dell'altissimo canto che sopra gli altri come aquila vola. E Dante si riferisce a Omero, no? Infatti è Virgilio che spiega a Dante che queste quattro ombre che si avvicinano verso di loro sono queste. Il mio maestro cominciò a dire: mira quello con quella spada in mano che viene innanzi ai tre siccome sire. Quelli è Omero, poeta sovrano, l'altro è Orazio, satiro che viene, Ovidio è il terzo e l'ultimo è Lucano. Vedete che meraviglia. Sì. E poi la cosa più bella che io vi voglio qui ricordare è che a un certo punto questo gruppo dei grandi poeti discutono tra di loro, poiché ebbe ragionato insieme al quando si volgono a Dante, volsersi a me con salutevole cenno, e il mio maestro sorrise di tanto. Cioè dire, questo gruppo ha ragionato, dopo aver ragionato guardano
a Dante con molto compiaciuti, salutandolo allegramente, che significa che loro lo faranno sesto fra cotanto senno. Guardate che bello, che Dante si considera sesto, si mette nell'ultimo scala per motivo di modestia, no? Certo. Ma in effetti lui diventa modesto, non è il primo, va giusto? Bene, ma di fronte a cotanta cultura è normale. Io volevo rivolgerle questa domanda, notaio. Dico, parli un attimino, perché già il tempo comincia ad assottigliarsi, la questione politica. E nonostante lui individui, a parte i personaggi della storia, e lo sappiamo, l'abbiamo appena detto, ma individua sì, personaggi della politica locale, soprattutto di Firenze, le guerre, quel Bellini, insomma tutto, nonostante tutto, però rimane sempre tutto quello che lui rappresenta un poema attuale anche oggi, anche perché abbiamo detto che rappresenta i vizi e le virtù, soprattutto i vizi dell'umanità, esattamente come i lirici greci, come i tragediografi greci. Bene, parlando ora, ecco, Dante, voi sappiamo, non fu solo un poeta, fu un grande uomo politico, rivestì le maggiori cariche di Firenze, fu priore, magistrato, partecipò alla battaglia del Campardino come cavaliere fendente, cioè dire, in prima linea partecipò a quella battaglia. E in sostanza dobbiamo osservare che il contesto storico che fa da cornice a tutto il tema è costituito dalla lotta tra il papato e l'impero, e anche dalla lotta tra i vari comuni tra di loro che ambivano alla loro indipendenza dall'impero. Ora voi sapete benissimo che poi a Firenze era divisa in Guelfi e Ghibellini. I Ghibellini poi sono stati sconfitti. Abbiamo avuto il predominio dei Guelfi, che hanno dominato Firenze. Dante era un Guelfo, ma i Guelfi poi si sono divisi in Guelfi bianchi e Guelfi neri. E Dante era un Guelfo bianco, abbiamo avuto la prevalenza dei Guelfi neri. Dante fu giudicato in un processo politico, fu ritenuto colpevole di baratteria e fu condannato addirittura al rogo. Su di lui pesava una grande condanna a morte, una terribile condanna a morte. Allora Firenze era una città dinamica, commercialmente, addirittura prestavano i soldi al Papa, era una città ricca, ma litigiosa, era sempre piena di liti, e chi perdeva veniva, mandava via, veniva scacciato. Le liti non mancano mai, dove c'è l'uomo, notaio? Dove c'è l'uomo ci sono sempre i dissidi, che c'è dubbio. Ora, dobbiamo dire che il tema politico è anche uno dei motivi centrali della Divina Commedia. Il pensiero di Dante, che noi possiamo riassumere nella teoria dei due soli. Questo pensiero Dante l'aveva detto nella sua De Monarchia, l'aveva pure spiegato nel Convivio, perché lui sostiene che il papato deve presiedere alla felicità religiosa, deve assicurare agli uomini lo stile morale, mentre l'impero l'ordine politico nella nazione e anche tra le nazioni. Cioè Dante auspicava addirittura un impero che riordinasse tutte le nazioni d'Europa, una specie di quello che noi poi abbiamo realizzato, cerchiamo di realizzare con l'Europa. Un visionario. D'altro canto, se non fosse stato visionario non staremmo qua oggi a distanza di 700 anni a parlarne. E c'è dubbio, lui era più che un visionario, lui ha saputo anche, certo, esaminare bene i tempi e anche a prevedere alcune cose, no? Certamente. Ora, volendo ritornare, che Dante, se noi ci poniamo come ha fatto quest'uomo che era perseguitato, che andava girando da corte in corte perché veniva mantenuto, non aveva risorse proprie perché gli avevano espropriato tutto, non aveva guadagni, non aveva reddito, ha trovato il tempo e la forza morale e la forza culturale di poter scrivere un poema così grandioso, che è grandioso anche perché fu il poema scritto in lingua volgare, perché praticamente è la fonte e l'inizio della nostra lingua italiana. L'Italia è nata prima come unità linguistica, come unità culturale, e poi è diventata
l'unità politica è venuta dopo tantissimi secoli, no? dopo sei secoli. Ora speriamo, no? Di non perderla l'Italia, voglio dire, speriamo. Ci aggrappiamo a Dante per evitare di perderla, visto che le questioni politiche. Ora dobbiamo dire che Dante tratta un po' i temi politici ovunque, nei canti sesti, nel canto sesto per esempio dell'Inferno lui incontra Ciacco, ed è Ciacco che parlerà a Dante della divisione tra bianchi e neri e quindi della sconfitta dei guelfi bianchi. Poi incontrerà Farinata nel famoso canto nel cerchio dove sono puniti gli eretici, dove ci sono gli epicurei e dove è punito anche Federico II, perché Dante metterà Federico II tra gli eretici. E vi cito io i versi. Quando Dante chiede a Farinata chi fosse con lui, Farinata gli risponde: qui dentro con più di mille giaccio, qui dentro il secondo Federico e il cardinale e degli altri rimitaccio. Vedete, Federico II Dante lo mette nell'inferno come eretico. È chiaro, sì, che noi sappiamo che Federico II era l'anticristo, non era l'anticristo, antipapa, e quindi è lui che incominciò a creare la crisi della lotta tra papato, sì, e impero. Abbiamo gli ultimi minuti, notaio. Purtroppo. Bene, quando dice lei possiamo chiudere. Io l'ultimo quadro, chiamiamolo così, vorrei che lei mi descrivesse un attimino la figura del conte Ugolino per bene, chiudere. Il conte Ugolino, Dante incontra il conte Ugolino e vede che il conte Ugolino si trova immerso nel ghiaccio unitamente a un altro personaggio e subito gli fa questa domanda: o tu che mostri per si bestiale il segno, perché il conte Ugolino stava rosicchiando la nuca dell'arcivescovo Ruggeri. Sì. Dante è impressionato a questa visione e vuole sapere qual è il motivo per cui lui sta mangiandosi questo suo vicino. O tu che mostri per si bestial segno odio sovra colui che tu ti mangi, dimmi il perché, dissi io, per tal convegno che se tu a cagionte lui ti piangi, sappiendo chi voi siete e la sua pecca, nel mondo suso ancor io te ne cangi, se quella con cui parlo non si secca. Vedete, sono chiare queste parole. Dante gli chiede: fammi sapere il motivo per cui tu stai rosicchiando, per cui tu piangi sopra quest'uomo, e io ti ricompenserò che quando sarò nel mondo suso parlerò bene di te. E a questo punto il conte Ugolino, guardate che bello il modo con cui il conte Ugolino apostrofa a Dante, e anche Dante come descrive quel momento nel quale il conte Ugolino solleva la testa da quel feroce pasto, la bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator, forbendola i capelli del capo che egli aveva di dietro guasto. Poi cominciò: tu vuoi ch'io rinnovelli, disperato dolore, che il cuor mi preme, già pur pensando pia ch'io ne favelli, ma se le mie parole esser di insieme, che frutti infami al traditor ch'io rudo, parlare e lagrimare vedrai insieme. Vedete che bello, il conte Ugolino in sostanza inizia esattamente con quei versi con cui nell'Eneide Enea, rivolgendosi a Didone, nel canto quarto gli comincia a raccontare la sua storia. Didone aveva chiesto ad Enea di raccontargli la storia della caduta di Troia e della sua fuga, e lui risponde in latino: infandum dolorem regina iubes mer renovare, cioè dire un infandum, un crudele, un dolore tu vuoi che io rinnovi, per lo, più o meno le stesse parole che Dante usa. Ma è bello qui il conte Ugolino a un certo punto dice a Dante che gli sembra fiorentino: io non so chi tu sei né per che modo venuto sei qua giù. Bella questa. Ma fiorentino mi sembri quanti io todo. Tu devi sapere chi io fui, conte Ugolino, e questi
e l'arcivescovo Ruggeri. Se ne abbiamo ancora, quindi come vedete un po' sono versi facili a capirsi. Sì, da notare che il conte Ugolino, parlando dell'arcivescovo Ruggeri, non dice questi fu, ma questi è, perché è ancora presente, perché lui non può dimenticare quello, il danno e l'offesa che gli è stata fatta da questo arcivescovo. I sentimenti infatti sono forti. Il conte Ugolino, siamo ancora in linea? Sì. Il conte Ugolino poi continuerà a dire, io non so che tu sei, ma che per l'effetto dei suoi mai pensieri, fidandomi di lui, io fossi preso e poscia morto, dir non è mestiere. C'è del conte Ugolino dice, non c'è bisogno che io ti racconti come sono stato catturato, fatto prigioniero e poi sono morto, questo lo sanno tutti, però quello che tu non hai inteso, cioè come la morte mia fu cruda, udirai e saprai se m'ha offeso. Guardate che forza, che drammaticità vi è in queste parole. Cioè dire, perciò quello che tu non hai mai saputo, quello, cioè dire come la morte mia fu crudele, ora io te lo racconterò e così saprai se io sono stato offeso. Bella, queste bellissime. Belle sono queste. Vabbè, poi lei è un attore meraviglioso. Beh, purtroppo il nostro tempo è finito, siamo pure fuori. Va bene, allora chiudiamo. Notaio, io la devo ringraziare insieme a tutta la nostra redazione, i nostri editori, perché ci ha regalato 50 minuti di poesia bellissima. Chiaramente siamo qua perché Dante merita, diamo appuntamento, sa, in questo momento l'hanno ascoltato un avvocato suo, non collega ma comunque avvocato, che è stato nostro ospite, che è pure un libraio, e chissà che magari organizziamo qualche cosina per godere più tranquillamente e senza fretta di questi versi. Va bene. Grazie, okay. Grazie buonasera. Mille, buonasera, grazie, buonasera. Casablanco in video su www.radiogelaexpress.it, Instagram e su Facebook, in FM 100 e 300 e 103 e 800 MHz e sull'app Radio Gela Express. Conduce Liliana Blanco. Costruzioni Edil Ponti, opere edili ed industriali, calcestruzzo certificato e inerti di cava. Costruzioni Edil Ponti, dal 1981. Costruiamo legalità. Farmacia Cipolla Gela, dal 1972 al servizio del territorio. Medaglia d'oro Federpharma Caltanissetta. Farmacia Cipolla Gela, servizio gratuito a domicilio e prenotazione farmaci tramite il profilo WhatsApp 324-8240-162. Disponibile dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 20. Farmacia Cipolla è in via Francesco Crispi a Gela. Su Facebook Farmacia Cipolla Gela. Medigroup Construction esegue lavori edili, opere stradali e ponteggi fissi. Dal 2008 si occupa della gestione delle cave, della lavorazione e commercializzazione degli inerti. Medigroup Construction si avvale di un impianto di betonaggio e di macchine per il movimento terra di alto standard qualitativo ed è molto attento alle materie prime impiegate e anche nel monitoraggio del prodotto finale. Medigroup Construction, via Venezia 372, Gela. Siamo tornati in studio con Casablanco, ci ha deliziato il notaio abbruscato con questi voli su Dante meravigliosi. Abbiamo parlato di Dante. Ora tu mi devi dire, dopo che io sono stata 50 minuti col notaio a parlare di Dante, come posso parlare con te? In effetti devo no, per te, per l'argomento. Ma come posso che non è così aulico come che non è affatto aulico, ma come posso parlare io con l'avvocato Mischino, che quello non c'entra niente, cioè un pochino c'entra, però vabbè. Allora, naturalmente non potevo scherzare con il notaio, perché insomma no, su Dante non si scherza, ma con i nostri amici possiamo scherzare.
E vi presento il nostro ospite, che è già stato ospite, mi pare, qua a Radio Gela. No, ancora no. È la prima volta, sei la prima che... Ah, che bello, però con altri colleghi, l'avvocato... È l'esclusiva, come si dice. Rogelio Pizzardi, microfono più vicino, che è il uno dei due segretari della sezione locale di Italia Viva Insieme, a Nadia Di Francesco, che spero sia in linea. Pronto? Sì, sono in linea. Buonasera, sono in linea. Buonasera a tutti. Buonasera, quindi i segretari sono due. E poi spieghiamo il perché si deve capire, lo spieghiamo pure. Intanto ve lo dico a tutte e due, ma che avete combinato? No, ma qua no, c'è l'inferno, no, quello di Dante, ma insomma. Ora vi do una notizia in diretta: stasera alle 19 avrebbe dovuto essere già attivo il Consiglio Comunale, e invece la maggioranza già ha lasciato l'aula. Quindi secondo giorno, seconda protesta, chiaramente contro il sindaco, non già sto nei vostri confronti, però di fatto l'ingresso nella compagine politica della città di questo partito di Renzi, poi ne parliamo di Renzi, altro... piumone da stendere e cose varie, ha creato un inferno che non è dantesco, ma è locale. Un infernino. Che è successo? Ma perché questo inferno? Ma io sinceramente non me lo spiego, nel senso che per come il sindaco ha avuto modo di spiegare sostanzialmente con quel comunicato che è uscito ieri o l'altro ieri, non ricordo di preciso. Un paio di giorni, sì. E non credo che vi sia un motivo che possa generare una reazione di questo tipo. Il sindaco non ha imposto nulla, ha spiegato, non è che ha detto io confermo Malluzzo, perché conferma, attenzione, non certo, è, non che Malluzzo c'è da un anno, chiaramente. No, anche di più, cioè più o meno un anno, insomma, ecco. Confermo Malluzzo perché ho bisogno dei riferimenti nazionali, regionali, eccetera, eccetera, che Italia Viva mi può garantire. Non mi pare che sia qualcosa che sta sulla Luna o su Marte. È un ragionamento politico, non è un ragionamento, come dicono qualcuno, ho letto, io ieri sera non c'ero, nel senso non ero in consiglio comunale, non ho assistito alla scena, né tantomeno c'ero stasera. Ti faccio vedere una foto che mi hanno mandato poco fa. Non è un atteggiamento comprensibile quello dei consiglieri comunali, che peraltro, voglio dire, in questa maniera, sto guardando, dimostrano, ora non voglio fare polemica perché come tu hai ben chiarito nel tuo articolo di domenica, laddove hai riportato larga parte della mia relazione, uno dei punti fermi, insomma, della linea politica del partito Gela è quello di non voler fare polemica, e io non ne voglio fare polemica, però un atteggiamento inspiegabile, perché un consiglio comunale convocato per delle delibere che evidentemente hanno il loro spessore, il loro valore, e ci si preoccupa di più di qualcos'altro. Insomma. Sì, ecco. Ora lo dico io perché me ne hanno parlato i consiglieri, però volevo coinvolgere l'amica Nadia, che penso sia una neofita della politica, o mi sbaglio? Sì, assolutamente, sì. Per me è veramente il primissimo approccio alla politica. Io vi chiedo scusa perché ogni tanto perdo il segnale, quindi vi chiedo scusa anticipatamente, qualora non riuscisse a seguire benissimo. Sì. Quindi sì, dicevo, per me è assolutamente il primo approccio alla politica, ma l'avevo anticipato anche nell'assemblea che abbiamo avuto domenica 21, appunto l'avvocato Ventura, dicendo che fanno parte di questo gruppo molti giovani che si approcciano per la prima volta alla politica, ma che hanno anche tanta voglia di fare, quindi diciamo per noi non è un deterrente non essere bravissimi in questo campo o altro, quindi ci facciamo avanti nonostante questo. Ma il problema, Nadia, non è che siete bravi voi avete fatto la vostra parte, il problema è che questo ingresso a gamba tesa, e soprattutto con l'avallo del già assessore
Malluzzo non è stato gradito dalla maggioranza, e questa è la spiegazione che loro danno, anche se non vogliono rilasciare interviste, però lo dicono senza, diciamo, un nome e cognome, lo diciamo noi, le parole ce le prendiamo noi, ma quello è normale, figuriamoci, no? Figuriamoci, sì, così. Vabbè, ma tanto l'atto è stato abbastanza plateale, quindi le interviste erano quasi inutili. E loro sostengono che stanno portando avanti questa, chiamiamola, protesta, perché da 2 mesi aspettano che il sindaco li convochi per un vertice di maggioranza, vertice che non è mai avvenuto, tutto è rimasto nel limbo, a proposito di Dante, tutto è rimasto nel limbo, e nel limbo è pure la posizione del PD, che dice di essere all'opposizione, ma poi in realtà si comporta sicuramente non da opposizione, insomma è tutto nel limbo. Ora già noi abbiamo un limbo che ci viene dal virus, dalla crisi, eccetera, ci manca pure questo limbo e siamo a posto. No, io sul punto direi che il limbo non è che si è creato, cioè, voglio dire, la protesta ha un senso quando vi è un mutamento della situazione tale per cui diventa necessaria palesare una difficoltà, un qualcosa, eccetera, eccetera. Io vorrei analizzare i passaggi. Malluzzo, Cristian Malluzzo, faceva parte della giunta Greco, senza alcuna casacca, se vogliamo dire così, o per certi versi una casacca ce l'aveva, perché era espressione di un gruppo che aveva appoggiato il sindaco, che aveva insieme redatto il programma, insomma, appoggiato tutto quello che era venuto fuori dalla campagna elettorale, che era l'idea di amministrazione della città da parte del sindaco. Entra in giunta per espressione di questo gruppo che in parte, che era l'allora Sicilia Futura per capirci, gruppo che in parte è confluito in Italia Viva, oggi ha la casacca, diciamo così, di Italia Viva. Malluzzo, per come mi risulta e per come dicono tutti, ha ben operato, ha ben portato avanti programmi, proposte, idee e quant'altro, ha fatto un'ottima estate gilese nonostante le difficoltà del virus e quant'altro. Non capisco perché il fatto di avere una casacca che si chiama Italia Viva possa rappresentare un problema. No, no. Peraltro, questo aggiungo, Liliana, è da esaminare, è da capire, e la città lo deve capire, se questa veste, questa casacca, può rappresentare un valore aggiunto, un beneficio, tra virgolette, per l'amministrazione della città e per il bene della città, oppure no. Il sindaco ha valutato che possa essere un bene, perché, ripeto, i riferimenti nazionali, regionali, con i quali si è già avviato un ragionamento, tant'è che al congresso erano presenti Rosato, Faraone e quant'altro, che si sono espressi, D'Agostino, si sono espressi in questi termini. Non capisco, cioè, una cosa che può dare un beneficio alla città, perché possa creare tanto scompiglio? No, perché per quello che mi hanno detto, ripeto, fuori onda e fuori intervista, loro si sono irritati per il fatto che il sindaco non li ha coinvolti in questa scelta, e voi siete usciti immediatamente con il comunicato dicendo tutto a posto, abbiamo raggiunto l'accordo. Dice, noi che facciamo? Siamo in democrazia, il consiglio comunale ha un suo peso e avrebbe dovuto essere... Beh, la riunione di maggioranza era in programma che si dovesse fare, la faranno, nel senso che se ne parlerà. Se vorranno coinvolgerci, noi siamo pronti ad essere presenti nell'eventuale incontro di maggioranza. Se vogliono farla da sola per poi avere con noi il confronto, facciano quello che vogliono, che poi sostanzialmente è la stessa cosa che abbiamo detto al sindaco: noi siamo disponibili, non eravamo attaccati alle poltrone e non siamo attaccati alle poltrone. Abbiamo detto al sindaco: se il sindaco dovesse ritenere che l'apporto di Malluzzo in giunta continua a essere un apporto utile, noi ci siamo. Se non dovesse essere ritenuto così, voglio dire, noi ci siamo lo stesso, non siamo attaccati alle persone. Sì, vabbè, quella nostra deve essere, e deve essere inteso bene questo dalla città, è un altro tipo di politica.
non è quella di palazzo, di intrigo e quant'altro, e poi magari Nadia lo dirà meglio, il fatto che abbiamo nel nostro, al nostro interno su 110 tessere quasi il 75-80% sono ragazzi che non ragazzi, insomma giovani che non hanno raggiunto i 30 anni di età, la dice lunga. Ora, se questo fatto è così sconvolgente per la politica, perché rappresenta una novità, ne prendo atto, voglio dire, no? Ma sono giovani che vogliono mettersi a disposizione con proposte, progetti, già ci stanno lavorando, tanto alacremente abbiamo già fatto la riunione di direzione, abbiamo, come dire, distribuito gli ambiti o dipartimenti, se così vogliamo chiamare, ai componenti del direttivo, i quali a loro volta si avverranno di gruppi di lavoro per studiare e presentare progetti e proposte utili per la città. Sì. Cosa c'è di così sconvolgente? D'altronde, rispetto alla situazione quante, per dirla in latino, nel senso alla situazione di prima, non è cambiato granché. Malluzzo c'era e Malluzzo è rimasto. Certo, poi il ragionamento di maggioranza è una cosa che non compete a noi in qualche modo, ma che diciamo, però era una fibrillazione che secondo me era già nell'aria, c'era già prima, forse è una fibrillazione perché ci si avvicina alla regionale, potrebbe essere qualche malpensante magari che la possa pensare che così. Che ci sia, dico, no, un accordo con Italia Viva e UDC per le regionali, va bene. No, questa è una cosa alla luce del sole, non è un accordo segreto, ripeto, intrighi di palazzo non ce ne sono, è una che peraltro è stato anche specificato all'Assemblea Nazionale di Italia Viva, il cosiddetto, chiamiamolo progetto Sicilia, nel senso che la Sicilia può diventare un laboratorio politico per verificare la possibilità della creazione del cosiddetto grande centro, quindi che a livello regionale Italia Viva stia tra virgolette discutendo con l'UDC, stia discutendo con Idea Sicilia del professor La Galla, stia discutendo con Candiere Popolare e con altre formazioni di centro, non è un segreto, cioè lo sanno un po' tutti. D'altronde lo ha detto, ripeto, che sono cose che non ci siamo usciti dalla manica, l'ha detto anche l'onorevole D'Agostino durante il congresso, se qualcuno si va a vedere la diretta Facebook. Sì. Allora Nadia, lei quanti anni ha? Parlo troppo, vero Lilia? Forse sì, devo contenermi in qualche modo. Quanti anni ha lei, Nadia? Io ne ho 29. Quindi giovanissima. Sono prossima ai 30 quest'anno. Sì, e come mai questa decisione di abbracciare questo nuovo gruppo politico e di buttarsi addirittura come segretari? E poi perché due segretari? Questo ce lo dovete spiegare. Ma allora, perché due segretari? Perché proprio lo statuto di Italia Viva prevede che ci siano due segretari e soprattutto di uno di sesso maschile e uno di sesso femminile, proprio per la parità dei diritti che porta avanti nei suoi primi punti. Quindi questa è la motivazione, e che può sembrare banale, ma che ad oggi è, a mio parere, fondamentale, la parità dei diritti, che molte volte tutti la danno per scontata, ma oddio, non è sempre messa in campo benissimo. Sì. Poi per quel che mi riguarda, io diciamo che ho sempre avuto, soprattutto da quando sono tornata a Gela, perché io sono tornata a Gela in pianta stabile da 6 anni, ho sempre cercato di partecipare attivamente al miglioramento della mia città, perché io amo da impazzire la mia città e veramente mi si stringe il cuore quando miei coetanei o addirittura ragazzi anche più piccoli di me, dopo aver fatto magari un anno di università fuori, tornano qui e hanno solamente parole negative verso questa città. Quindi diciamo che mi si è prospettata questa occasione e non me la sono lasciata sfuggire, anche perché sono stata cercata non come mi è capitato in passato, devo essere sincera, solamente per tirare dei voti all'eventuale lista di turno, ma sono stata cercata proprio per un progetto, per iniziare un progetto, e questo ovviamente mi ha lusingata e ho accettato e ho abbracciato assolutamente il progetto di Italia Viva. E lei ci crede? Dico sì, ci crede assolutamente, altrimenti non potrei essere un componente attivo e segretario di questo partito, assolutamente. Beh.
che c'è una telefonata in arrivo. Sì. Ma dico, ma è che il sindaco si sta spostando verso sinistra dal centro? Sento un rumore in cuffia, sì, che è particolarmente forte. Non lo so, dovreste chiederlo al sindaco, certo, voglio dire. Non è, non è. Ma poi sinistra rispetto a che cosa? Abbiamo detto che il grande centro. Ecco, aspetta, che cosa? Scusate, ma purtroppo vabbè. Oggi è la giornata dei rumori. Oggi è la giornata. Quindi dico, lei ci crede che io, sa, purtroppo lei non mi conosce, ma io ho poche speranze pure io. Anche se oggi, per esempio, ci sono state delle sfilate di moda, degli spot che porteranno Gela. Insomma, assolutamente, oggi c'è stato un grandissimo brand a livello internazionale qui a Gela. Sì, sì. Io però purtroppo non credo nei giovani, perché poi lo verifico, no? Questi giovani che si avvicinano alla politica, non i vostri, non lo so, in generale io dico, poi alla fine chiedono pure loro gli incarichi, cioè peggio dei vecchi, e questa è una cosa che mi fa impazzire, cioè mi spaventa, perché lo chiede la persona di una certa età, netto, dice c'avo più lo longo, e vabbè, ok. Ma se lo chiede il ragazzino di 2 anni, che si vede che sta dietro proprio apposta per arraffare, cioè a me questa cosa mi spaventa. I giovani che abbiamo noi, che sono all'interno del direttivo e dell'assemblea, non hanno chiedo ambiti, perché voglio dire, il segretario organizzativo... Ma no, poi siamo tutti ragazzi che abbiamo già un'occupazione, siamo già impegnatissimi veramente, ognuno con il proprio lavoro, nessuno di noi è a spasso, nessuno di noi, a maggior ragione quelli che si approcciano per la prima volta alla politica, significa che fino ad oggi hanno campato anche senza politica, ecco, il pane a tavola è arrivato ugualmente anche senza la politica, quindi perché, e anche attività abbastanza affermate, devo dire, perché c'è, assolutamente, sì, assolutamente. Io ho letto qualche nome, non avrei qualche dubbio. Guarda, ti posso però scrivere una cosa? Io ho avuto modo di parlare con questi giovani prima che si celebrasse il congresso, e ti posso dire che mi hanno dato un entusiasmo ancora maggiore di quello che poteva avere. Ah, prima. Bello, una cosa bella. Fino a oggi pomeriggio mi ha telefonato un ragazzo componente del direttivo, che già sta cominciando a fremere, facciamo questo, facciamo quell'altro, presentiamo questa cosa, dobbiamo vederci, cioè, perché ripeto, hanno voglia di fare qualcosa per la città. E mi ha colpito una frase, che poi l'ho anche scritta nella relazione: hanno voglia di vivere e lavorare a Gela, vivere e lavorare a Gela. Non sono i classici giovani, vabbè, tanto me ne vado, andrò a lavorare fuori perché qua non c'è, cioè credono in questa città. Sì. Come formazione politica, dico, non facciamo che poi vengono trascinati, chiaramente non, vabbè, chi ce l'ha la formazione politica? La formazione politica, purtroppo la formazione c'è politica. C'è una formazione, dobbiamo prendere questo, dobbiamo andare un po' più indietro nella storia. La formazione politica chi la dava? I partiti. Quando hanno distrutto i partiti e hanno demonizzato i partiti, la scuola politica non c'è stata più. I partiti poi peraltro sono diventati anche, come dicevo al congresso, autoreferenziali, non parlano più alla gente, non parlano più ai giovani, ecco che c'è l'allontanamento dalla politica. E se c'è l'allontanamento dalla politica non c'è neanche, come dire, la formazione, perché prima la formazione come avveniva? Eri nel giovanile di un partito, ascoltavi, e cominciavi a capire, e qualche volta facevi qualche intervento e si cresceva all'interno del partito. Oggi non c'è. Però spero che questi ragazzi si possano formare all'interno del partito, facendo esperienze giorno dopo giorno. Certo. Come la vedete, come la sognate voi, Nadia, Gela, col vostro apporto? Ma allora, in realtà io non idealizzo nessuna città, perché fortunatamente ho avuto l'occasione di vivere anche in un'altra città dove ho studiato, di frequentare altre realtà, quindi penso che ogni città abbia le sue pecche, semplicemente però Gela ha veramente tantissime risorse. So che ogni volta sembra sempre la stessa solfa parlare di Gela come città greca, parlare delle sue bellezze, però fondamentalmente il soggetto è sempre lo stesso, cioè stiamo parlando sempre di Gela, e se Gela ad offrirci questo, che tra l'altro sono
dei patrimoni che finora non siamo riusciti a sfruttare, perché nella storia di Gela c'è stato il petrolchimico che ha dato da mangiare, per carità, a tantissime famiglie, e siamo sempre stati abituati a rimboccarci le maniche ed andare a lavorare, non siamo mai stati abituati ad avere a che fare con il turista, con il turismo, ad abbellire la nostra città e soprattutto a godere delle sue bellezze. Abbiamo sempre dato tutto per scontato e magari è stato questo che poi ci ha portato alla situazione attuale. Sì. Quindi noi vorremmo che intanto vorremmo che Gela venisse vista dai nostri coetanei e da gente che non la conosce con i nostri stessi occhi, perché noi vediamo del potenziale. Questo potenziale va assolutamente sfruttato, ma proprio spremuto ai massimi livelli. Okay. Crediamo nel cambiamento, ecco, sì, anche nelle piccolissime cose. Infatti quello che ci siamo posti è proprio quello di partire dai piccoli cambiamenti. Ecco, se possiamo fare qualcosa per i vari quartieri, per i comitati di quartiere, cambiare già delle piccole cose, far vedere che con piccoli gesti si può già guardare avanti, per poi passare ovviamente a progetti più grandi che hanno ovviamente un andamento diverso a livello temporale. Sì. Okay. Però sì, in realtà vorremmo che gli altri vedessero Gela con i nostri occhi. Vabbè, avremo modo di conoscervi meglio. E... detto in altri termini, Liliana, noi vogliamo dare una mano. Sì. Sinceramente, se ti capita di avere difficoltà, che so, a usare il computer, e ti dico, ma guarda, lo so usare io, ti do una mano, vuoi? Perché mi devi dire no? Tornando al discorso, certo, di prima. Certo, sì, sì. Cioè, non è comprensibile. Ecco che torniamo al discorso iniziale. La gente non comprende. Non è comprensibile. Sì, però, vedi, a proposito di Malluzzo, allora, Malluzzo non si è neanche candidato. Diciamolo chiaro, c'era un accordo che Malluzzo doveva diventare assessore, basta, non si è neanche candidato, non si è preso neanche la briga di candidare, perché evidentemente c'era un accordo. Malluzzo entra, diventa assessore, fa l'assessore in maniera apprezzabile sicuramente, però perché lui fa questa mossa? La poteva evitare. Per evitare di siamo in una democrazia, cioè uno non può avvicinarsi ad un partito perché sicuramente no, ma hai visto che è assessore, poi si creavano equilibri, insomma, un pochino così. Di fatto, quindi, è successo quello sostanzialmente per far restare tranquilli tutti quelli del consiglio comunale. Lui non doveva avvicinarsi ad alcun partito. Sì. Ah, ho capito. Ma poi mi chiedo, se Malluzzo era un valido assessore fino a venerdì 19 marzo, perché non lo è più lunedì 22 marzo? Non è che non lo è più. Ripeto, loro, sempre io parlo per interposta persona, loro dicono perché non ci ha coinvolto il sindaco in questa scelta. Prima di dire sì, Malluzzo diventa assessore di Italia Viva, che comunque non ha nessun consigliere comunale, perché non ce l'ha, cioè doveva coinvolgerci. Perché l'organo... Ma io dico il sindaco... Prego, prego. No, dico perché l'organo deputato alla democrazia a Gela in un ente pubblico è il consiglio comunale, questo soltanto ho finito. E cosa dovremmo dirti? No, no, cioè, il sindaco... sto spiegando il concetto. Il sindaco è colui che... si avvale della giunta, cioè il capo dell'amministrazione, il sindaco nomina gli assessori. Benissimo, questi assessori erano già nominati, già c'erano, non ha fatto altro, ripeto, il sindaco di dire confermare. Vabbè, confermare. Hai un'altra veste, hai un'altra casacca, per me va bene. Cioè, non c'è, anche perché, ripeto, vi è un'ampia disponibilità, non abbiamo posto condizioni, veti, intrighi, noi sì, infatti, per gli altri no. Infatti, quello che dico io, cioè, abbracciamo tutti lo stesso progetto, io non capisco questo battere i pugni. Il sindaco anche nel comunicato stampa ha detto che, poi in speech, ha detto che ha aggiunto un tassello ad un progetto che era già avviato, perché noi non è che siamo, come dice Rogelio, imponendo qualcosa, o stiamo cercando di fare di avere rapporti ostativi con qualcuno, stiamo abbracciando lo stesso progetto dell'amministrazione comunale.
Quindi cioè, è veramente un po' tutto fuori. Questo poi i vostri, fra virgolette, nemici lo ascolteranno e poi avranno modo di rispondere. Io non vi posso rispondere. Peraltro non ho dato neanche il tempo di poterci confrontare. Sì, perché potevamo confrontarci, voglio dire, avevo detto anche al congresso, disponibilità dell'amministrazione, disponibilità con tutte le forze politiche per confrontarci sulle idee. E su quello dobbiamo parlare, sulle idee, sì, sulle poltrone, sui ragionamenti, sui manuali Cencelli, perché hai fatto il riferimento, voi non avete consiglieri. E vabbè, ma che significa? Se una forza politica può essere utile e può essere utile senza il consigliere di riferimento, qual è la difficoltà? Sì, sì, certo. Cioè, sì, dico, sì, lo devono spiegare alla città, qual è la difficoltà? Questo lo devono dire loro. E perché deve esserci per forza, come dire, la rappresentazione grafica o la rappresentazione matematica, un consigliere corrisponde ad un assessore, due consiglieri corrisponde al presidente del consiglio, tre consiglieri corrisponde al sindaco, okay. Cioè, ma che senso ha, voglio dire, è la vecchia politica, facciamo una nuova politica, facciamo qualcos'altro di diverso in questa, sì, città. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, a fra poco. Apriamo la porta di Casablanco. Casablanco si può seguire su www.letteragionline, su Facebook, Twitter e Instagram. Conduce Liliana Blanco. Costruzioni Edil Ponti, opere edili ed industriali, calcestruzzo certificato e inerti di cava. Costruzioni Edil Ponti, dal 1981. Costruiamo legalità. Farmacia Cipolla Gela, dal 1972 al servizio del territorio. Medaglia d'oro Federpharma Caltanissetta. Farmacia Cipolla Gela, servizio gratuito a domicilio e prenotazione farmaci tramite il profilo WhatsApp 324-8240-162. Disponibile dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 20. Farmacia Cipolla è in via Francesco Crispi a Gela. Su Facebook Farmacia Cipolla Gela. Medigroup Construction esegue lavori edili, opere stradali e ponteggi fissi. Dal 2008 si occupa della gestione delle cave, della lavorazione e commercializzazione degli inerti. Medigroup Construction si avvale di un impianto di betonaggio e di macchine per il movimento terra di alto standard qualitativo ed è molto attento alle materie prime impiegate e anche nel monitoraggio del prodotto finale. Medigroup Construction, via Venezia 372, Gela. Siamo tornati in studio con Casablanco, vi ricordo sempre che ci potete seguire sui 100 e 300, 103 e 800 MHz di Radio Gela e nelle pagine Facebook di Lettera G, nostro editore e promotore, e di Radio Gela Express. Ci ha raggiunto Giuseppe Perna che vi saluta, sia a Rochelio che a Nadia, e poi c'è in linea un nostro amico che è Giuseppe Migliore. È pronto? No? Non c'è più. Proprio ora che l'ho chiamato e va bene, fra poco e mi dicono che in giro c'è una voce che dice che tu sei sia col PD che con Italia Viva. Ecco, da dove ti arriva questa voce? Io raccolgo pettegolezzi. Come rispondi? Rispondo che già da diverso tempo non frequentavo le riunioni del PD. E sono stato solo ad una riunione per mia cortesia, come dire, per un fatto che riguarda un rapporto amicale, e cioè era quella riunione in cui venne designato Guido come segretario, e siccome è un mio amico che io stimo parecchio, ho sentito il dovere di essere presente per fare, insomma, i miei migliori auguri e basta, ma era da tempo che non frequentavo più. L'allontanamento dal PD deriva, certo, che credo che interessi poco alla città, per dire il vero, è sempre per gli addetti ai lavori, perché la città non gliene frega assolutamente nulla, figuriamoci. È dovuto a quella che è tanto la politica nazionale, questo avvicinamento e appiattimento nelle posizioni del Movimento 5 Stelle, che pare, da qualche articolo che ho letto in questi giorni, probabilmente potrebbe anche avere influenze anche a livello locale, cioè a livello siciliano, provinciale, gelese, non lo so, pare che stiano ragionando, così ho letto in un articolo del quotidiano di Gela, se non vado errato.
E questa è una delle ragioni principali. Io, come dire, questa politica populista non la riesco, cioè, proprio a prendere. No. Cioè, ho fatto riferimento anche al congresso. Bisogna distinguere il popolarismo dal populismo. Il populismo è un'altra cosa, è stare vicino al popolo. Diciamo infatti che secondo me una delle cose che dobbiamo mettere in campo nei prossimi mesi, nei prossimi giorni, è questo riavvicinamento alla gente, stare in mezzo alla gente, consumare le sue delle scarpe per andare per le strade. Sì, pure l'amministrazione lo fa. Se ne va nei comitati di quartiere dove la puliscono, quelli puliscono e loro si fanno le foto. E no, e invece no, mi fanno morire. Non dobbiamo fare così, dobbiamo andare dove non puliscono, perché è giusto che con la gente si vada a parlare non solo per chiedere il voto, ma per prendersi le proteste della gente. Anche le proteste, cioè capire, cioè proprio dal vivo, andare a vedere che cos'è che non va. La verità è che ci sono tante belle idee, però l'uomo riesce a distruggere sempre tutto. Quando poi si siede... Questo è un pessimismo cosmico, passiamo da Dante a Leopardi, sì, diciamo, sì, proprio, sì, un pessimismo cioè, questa sera è proprio ma io così sono, purtroppo dopo tanti anni... vedo solo questo, ma insomma. E invece poi c'è Nadia che è tanto ottimista. Solare, devo solare, dire. Sì. Io pure sono solare come carattere, però quando si parla di politica, cioè, sono leopardiana. Quindi Nadia, lei ci ha detto un po' quali sono le vostre idee. Come li vede questi ragazzi che hanno popolato la vostra grande famiglia ormai, 110 persone? Impegnati e volenterosi. Uh-huh. In questo momento abbiamo talmente tante idee che dobbiamo fare un attimino ordine. Quindi oggi proprio nel pomeriggio ho sentito uno dei delegati, mi ha chiamata perché aveva intenzione di organizzare la comunicazione. Sono tutti attivi, riceviamo telefonate di continuo, perché i ragazzi hanno voglia di fare, quindi poi ovviamente succedono queste cose in consiglio comunale, quindi un attimino, non dico che ci bloccano, però un attimino ci mettono in stand by, però i ragazzi sono molto, molto propositivi, ho sentito alcune delle loro idee e devo dire che mi piacciono parecchio, non vorrei anticipare o nel nostro gergo spoilerare nulla, perché vorrei che ci fossero delle cose concrete, cioè vorrei parlare di cose concrete, non solamente di idee. Sì. Quindi, però li vedo molto sul pezzo. Sì. C'è? Ah, ok, c'è finalmente il nostro amico Giuseppe Migliore, che aspettava, io non l'avevo capito. Peppe? Buonasera a tutti. Ciao. Buonasera. Ciao. Buonasera. Lo conosci Peppe Migliore? Buonasera. Credo di sì, se è quello che penso io, sì. Sì, è un imprenditore. Sì, sì, certo, ciao, che ci conosciamo. Ciao Peppe, ciao. Ciao. Allora, Peppe, che ne pensi di questa nuova realtà politica Gela? Cosa ne penso? Penso che Italia Viva in questo momento c'ha le idee confuse anche a livello nazionale. Ah, bene. C'ha le idee confuse, e quindi ha messo anche un po' di scompiglio a livello nazionale, forse ha fatto bene a mettere un po' di scompiglio, e quindi le idee sono chiare, Peppe. Se l'operazione è riuscita stabilità al paese e siamo riusciti a mettere una persona perché in questo momento la situazione è drammatica, assolutamente, questo sicuramente sotto tanti punti di vista, sicuramente Conte non era all'altezza della situazione da poter gestire, diciamo, una situazione così drammatica che speriamo possa passare presto, voglio dire, questo è l'augurio per tutti, voglio dire, si possa tornare a un minimo di normalità. E poi voglio dire, il discorso di Gela, il problema e più che Italia Viva, il problema è il sindaco greco, voglio dire, non è azzeccata una da quando ha iniziato a fare lo sindaco, e a cominciare dal nome dell'assessore Giordano e dall'aver messo dentro l'UDC,
voglio dire, che era completamente all'opposizione, si è candidata, l'UDC si è candidata in campagna elettorale contro l'amministrazione Greco, voglio dire, non era una coalizione completamente all'opposizione. Quindi dei punti in bianco ha messo dentro l'UDC con lo stesso criterio, lo stesso sistema usato con Italia Viva. Sì, sì. Mentre Italia Viva già aveva l'assessore dentro. Cioè, con l'UDC ha fatto peggio, voglio dire. Con sì, l'UDC. Sì, però lui si trova bene così. Cioè, ma giustamente i consiglieri di maggioranza dice: scusate, ma a che gioco stiamo giocando? Mi sembra corretto l'azione dei consiglieri di maggioranza, perché vorrebbero sapere dal sindaco a che gioco sta giocando, perché questa è la realtà, voglio dire. Questo lo dovrebbe dire lui. Un conto è che l'UDC fosse entrato a un consiglio in appoggio al sindaco dopo un anno col consigliere comunale in Cardona, avrebbe dimostrato, voglio dire, l'attaccamento al progetto del sindaco, e dopo un anno, otto mesi, un anno e mezzo il sindaco avrebbe nominato un assessore dell'UDC. Ci può stare, voglio dire, in politica, voglio dire, ci sta di tutto, voglio dire, anche se molte cose sono incomprensibili, però voglio dire, ci sta, voglio dire, il fatto che uno a un certo punto cambia e quindi decide di aderire a un progetto. Ma di punto in bianco l'UDC aderisce al progetto Greco e prima ancora di aderire al progetto Greco già gli assegnano l'assessore. E che sono fedeli, fedelissimi. Sì, però voglio dire, stiamo parlando, Giuseppe, scusami se intervengo. A parte che stiamo parlando di una cosa che non c'entra con Italia Viva, voglio dire, ma questo... Sì, sì, quindi, va bene. Nel discorso iniziale abbiamo detto che Italia Viva e alla vita nazionale ha fatto bene, ne prendo atto, anzi, voglio dire, è una cosa che tutti pensiamo, e che ha dato stabilità al paese e ha garantito il passaggio a Draghi, che è una persona di tutto rispetto. Ma a parte quello, se lo vogliamo sulla politica nazionale e addentriamoci in quella locale. E ora dico, a parte che quello che hai detto riguarda più l'UDC che non Italia Viva, però io faccio sempre lo stesso ragionamento di prima. Non voglio fare l'avvocato difensore d'ufficio dell'UDC né del sindaco, però il ragionamento mio è sempre quello. La domanda che si dovrebbe porre il primo cittadino quando prende delle decisioni è sempre quella: è una cosa che porta beneficio alla città o no? Allora, se quel passaggio dell'UDC ha portato o porta beneficio all'azione amministrativa, non vedo perché non avrebbe dovuto farlo. Vuol dire, sono poi i tempi a dettare la risposta, cioè nel senso, che cosa è successo nel frattempo? L'assessore Giordano ha ben operato? Penso di sì, non lo so, non sono al corrente di tante cose. Non è questo il punto, Pizzardi. Il punto è, tu ti sei candidato con una coalizione, sostenuto da una coalizione, cioè condivisibile o non condivisibile, voglio dire, con una coalizione, fatto voglio dire che ha imbarcato di tutto e di più, voglio dire, ha imbarcato, voglio dire, il PD, che non era per niente condivisibile quell'azione, così chiama, però pur di arrivare all'obiettivo di essere eletto sindaco, ha imbarcato pure il PD, che in quel momento era un partito non morto di più. Tutto quello che era successo a Gela, quindi lo sappiamo quello che è successo a Gela negli ultimi 25 anni, negli ultimi 20 anni, 20 anni di governo di sinistra con Gela portata, voglio dire, ai minimi termini. Va bene? Ok? Poi c'è stato le 3 anni di governo messinese, che ahimè, voglio dire, non è stato in condizione di poter governare perché non aveva i numeri per poter governare, quindi doveva governare così, navigare a vista, quindi con 5 consiglieri comunali i primi 3 giorni, dopo 3 giorni non aveva neanche quei 5 consiglieri comunali, non aveva neanche un consigliere comunale, quindi come fa un sindaco, voglio dire, a governare senza un consigliere comunale? Ma ripeto, più che il consiglio comunale, credo che gli mancassero le idee, non aveva le idee chiare, sì, diciamo, su tante cose. Vabbè, le idee ci possono essere, chiare, le idee ci possono portare,
cioè, il sindaco messinese qualcosina l'ha fatta, ti potrei dire l'ha detto lui, ha detto qua in trasmissione, che ha detto fatto questi, un sacco di in questi due anni dimmi cosa ha fatto il sindaco Greco. Veramente siamo quasi due anni di sindaco. Vedi che te lo dice uno che si è candidato con Greco 6 anni fa, si è candidato prendendo 300 voti, lo dice uno, sì, lo dice uno che ha sostenuto all'elezione il sindaco Greco, e quindi te lo dice uno che l'ha sostenuto, non è che te lo dice uno che sosteneva il sindaco Spada, lo dice uno che ha sostenuto Greco, lo dice uno che ha sostenuto. Ma il nostro compito è anche quello, Giuseppe. Paolo Di Santi al consiglio comunale, che è il consigliere comunale, e te lo dice persona uno che sostenono parecchio. Te lo dice uno che ho chiesto al sindaco Greco di fare alcuni interventi, e per poter fare alcuni interventi di una semplicità paurosa ci ha impiegato 6 mesi per fare pulire una stradella alla zona industriale, che era una discarica a cielo aperto, per dirtene una, cioè, voglio dire, cioè, te lo dice uno che credeva nella possibilità che qualcosa potesse cambiare. Cioè, oggi a quasi 2 anni dall'elezione del sindaco Greco quasi nulla è cambiato, quasi sì, no, nulla. Io, devo dire, da tutto quello degli impegni che aveva preso, fa finta di litigare con Caltacqua, perché per me fa finta di litigare con Caltacqua, perché laddove può incidere con Caltacqua, veramente può incidere, non fa nulla. Poi fa le finte guerre, per me è una finta guerra, voglio dire, che fa finta, sì, di attaccare Caltacqua, cose, perché scusami, c'è tutta Gela, è tutta, Gela, che le strade sono tutte piene di buche, tutte scassate. Beppe, facciamo rispondere. Ripeto, non sono qui nella veste di avvocato difensore del del sindaco, ma non sono, non mi ha dato l'incarico, quindi non, quando mi firmerà il mandato, allora lo potrò fare. No, a prescindere da questo e dalla battuta, non sono qua per fare il difensore di Greco, però ti voglio dire questo, io parlo di Italia Viva, di quello che mi compete, ed è proprio questa la ragione della presenza di Italia Viva, o comunque della disponibilità che Italia Viva dà al sindaco, quella di poter, come crediamo, migliorare l'azione amministrativa. E questo è quello che noi cerchiamo di fare e di proporre al sindaco. Io ti dirò di più, fin dall'inizio, nelle condizioni di farsi dare una mano, non lo so se lui lo voglia. Fin dall'inizio, ma spero di sì, la disponibilità ce l'ha data, poi voglio dire. Dico, non lo so se lui lo vuole. Ti dirò di più, e abbiamo anche detto, la disponibilità e il miglioramento possiamo farlo o dall'interno, con la conferma di Malluzzo, ma anche dall'esterno. Io, non è che ci stracciamo le vesti se non dovessimo avere in futuro l'assessore. Siamo pronti e disponibili a dare una mano d'aiuto. La linea politica del partito a Gela, di Italia Viva a Gela, che intendo dare come coordinatore, ma che tutta la direzione ha avallato, è quella di essere a disposizione della città, con competenze dei giovani, dei meno giovani, di tutti quanti. Se qualcuno dovesse ritenere che queste competenze sono utili, noi siamo qua. Se dovesse ritenere che non siamo utili, siamo qua lo stesso. Non dobbiamo imporre niente a nessuno. Va bene. Caro Rachele, gli anni passano, ma purtroppo a Gela non si vede nulla di nuovo. Vede Nadia, che non sono solo io a pensare. Ci conosciamo da tanto tempo con Peppe. Io sono contento che Nadia c'ha tutto questo entusiasmo, che è giusto che abbia entusiasmo, perché ha 29 anni, se non ha l'entusiasmo a 29 anni, figuriamoci. Speriamo che, voglio dire, che fra un anno poi ne parliamo con Nadia, vediamo se ancora c'è questo entusiasmo. Non lo so, tu dici che ne dovrei avere meno io probabilmente, cioè, mi auguro che ce l'abbia e che le cose sono andate così come lei si auspica, e quindi che vadano bene, che la città diventa una cartolina. E io purtroppo ti dico questo, la mattina io mi alzo sempre prestissimo, molto presto, e spesso e volentieri perché vado a correre, sì, oltre a correre, voglio dire, mi alzo per lavorare, mi alzo presto e vado a letto anche tardi.
e quando, quando parto per Gela vado in direzione di Ragusa e c'è l'insegna che indica fine confine di provincia Caltanissetta, già cambia qualcosa. Inizia a Ragusa, mi passa il mal di testa e sono e mi viene la gioia di varcare quel confine, cioè non lo capisco. Sì, ma capisce bene, signor Migliore, che noi gelesi non possiamo campare tutta la distanza, vita di invidiare la provincia ragusana. Nadia, a distanza di 50 chilometri c'è una realtà completamente diversa, cioè è pazzesco, cioè viviamo in un mondo diverso, sembriamo che siamo in un'altra nazione. Che ma è possibile che non riusciamo neanche a copiare, che possiamo copiare, non è una vergogna copiare. Tu sei politico di lungo corso, nel senso che io ti conosco da tantissimo tempo e sai tante cose anche del passato, ma ti voglio dire, se dovesse continuare anche nel futuro a ragionare in maniera tale che se io ho un'idea e faccio una proposta non diventa realizzabile perché l'idea è mia e non è tua, non si farà mai nulla. Allora l'atteggiamento deve essere un altro, sperando che, come dire, in futuro le cose noi tentiamo di cambiarle e abbiamo l'obbligo di farlo proprio per facilitare i giovani. Deve essere un'altra, e tant'è che lo abbiamo detto anche al congresso, non ha importanza di chi sia la proposta. Se la proposta e di un partito dell'opposizione che mi dice che dobbiamo mettere un palo qualsiasi, ed è una cosa che è buona e bella per la città, io ho il dovere di dire di sì. Non è perché proviene dall'opposizione la cosa non si può fare. Tu dici che è utopia, non lo so, può essere che è utopia, però è bello anche sperare. Mi insegni che è fanta politica, a maggior ragione a Gela. Ma se no dobbiamo tentarla di cambiare le cose, se la gente lo capisce. Non si è mai fatto nulla, neanche le cose più elementari. E sono d'accordo con te, però più elementari. Dobbiamo. Questo sindaco aveva in campagna elettorale aveva detto due punti cardinali, fondamentali, in cui noi tutti l'abbiamo sostenuto e ci abbiamo creduto. Pulizia ordinaria e straordinaria della città, cosa che non è avvenuta e continua a non avvenire. L'acqua. L'acqua, noi c'è l'acqua praticamente, ci sono 3 miliardi di ordinanze di non potabilità dell'acqua. La prima cosa che si dovrebbe fare nel momento in cui c'è, a parte il fatto che l'acqua secondo me è 365 giorni non potabile, perché io sfido chiunque a Gela a qualcuno che mi viene a dire che l'acqua la usa per acqua potabile, sì, a Gela. Altro che virus. Mia moglie sistematicamente l'acqua nella pentola gli butta l'acqua minerale. Quindi dove sta acqua potabile? Non parliamo per bere, voglio dire, è acqua potabile. Cioè praticamente noi cambiamo, io ormai l'acqua la compro a pedane. Ormai mi sono rassegnato e quindi compro direttamente una pedana. Mi vado là, carico una pedana, la metto nel furgone e me la porto. Nel frattempo, quindi ti sei trovato l'appoggio, cioè i pessimisti cosmici, così diventano due. Eravamo due ottimisti con una pessimista, hai pareggiato i conti. No, scherzo, Giuseppe. Scherzo. Io ti dico che la prima azione da fare contro Coltacca quale sarebbe? Sarebbe quella di dimezzare intanto il costo dell'acqua, perché l'acqua non è potabile. Quindi automaticamente noi stiamo pagando stiamo pagando un bene a prezzo pieno, anzi non solo a prezzo pieno con l'incentivazione a favore di Caltacqua, che praticamente ogni anno aumenta dell'X percentuale, e quindi paghiamo ogni anno X più Y, cioè ma è pazzesco, tant'è vero che l'acqua, abbiamo l'acqua, una delle acque più care forse d'Italia. Cioè, avendo l'acqua più schifosa d'Italia. E questo è il risultato. Ma problema, vedi, dell'acqua. Allora bisogna aprire un tavolo, su queste tematiche. Sì, non su, dire, sulla rescissione del contratto, che non avverrà mai. La rescissione del contratto non avverrà mai. Nel frattempo, ci sta seguendo Cristian Malluzzo, non lo sparliamo perché qua. Ecco. Dicevo, il problema dell'acqua. A volte l'errore sta nel fare delle enunciazioni prima di aver verificato alcune cose da parte di tutti, amministratori, cittadini e quant'altro. E il problema dell'acqua è così aggrovigliato il sistema, che non è
affatto semplice riuscire a risolvere e a creare delle soluzioni così come le pensiamo noi, perché viene facile dire abbassiamo il costo dell'acqua, ma in mezzo, perché sostanzialmente il costo dell'acqua non dipende né dal sindaco e né dal... Scusami, io non ti ho detto di abbassare il costo dell'acqua, Rogelio. Io ti ho detto, siccome l'acqua non è potabile, io non posso pagare l'acqua a prezzo pieno. E ci sono, ma quelle sono le politiche economiche di Calzacqua, ci sono 3 miliardi di ordinanze che dicono che l'acqua non è potabile, e automaticamente nel momento in cui l'acqua non è potabile io debbo poter non pagare a prezzo pieno l'acqua, debbo pagare un tuo diritto, dovrebbe avvenire in automatico e non può farlo il sindaco, perché è un tuo diritto di cittadino che hai un servizio, il servizio non ti è reso, impugni dinanzi al giudice la tua bolletta e dici, purtroppo è così, ma è così, dobbiamo parlare di utopia oppure di cose reali, le cose reali sono troppo queste. Lunga questa, siamo già in chiusura, purtroppo non la possiamo affrontare. Tagli corto peggio di no, Bruno Pesce. No, ma per forza, sono le 20 e 26, abbiamo 4 ecco. minuti. E io volevo fare una domanda. Vabbè, intanto per quanto riguarda l'acqua, dico, ci sono 3 gestori e che ci devono guadagnare. Nessuno è mai riuscito a risolvere questo problema. Sappiamo che non ci riuscirà nessuno nei prossimi anni. È complicato, Liliana, è complicato, però paghiamo noi. Ok. Ma si può credere ancora a Renzi? Lo chiedo a tutte e due. Anche a Nadia, ma come si fa a credere ancora a Renzi? Ecco, però questo è un colpo basso, perché dovevi farmi prima la domanda. Io ora te la faccio in perché, chiusura. No, perché i 4 minuti non mi bastano più per spiegartelo. Avanti, te ne congedo qualcun altro. Perfetto. Avanti. Infatti me l'aspettavo la domanda. Io stavo fremendo, diciamo, perché non mi domanda 10, Renzi, 9, 8, la raffineria 6, e tutte cose, la chiusura della raffineria e quant'altro. La credibilità di Renzi penso che sia, come dire, derivante da quello che dice. Cioè nel senso, io penso che quello che dice ha un suo senso politico, l'operazione della crisi, no? Vabbè, ognuno ha le sue sì. come dire, trae le sue conclusioni. E, lo ha detto poco fa Peppe, lo ha ammesso, l'operazione politica a livello nazionale, eccetera, sì, eccetera, ha avuto una sua poi non l'hai introdotto tu, me lo chiedi, l'ho introdotto io l'argomento della raffineria, perché è il trend che sentirò in tutte le trasmissioni, anzi com'è che ancora non mi hanno chiamato per farmi le domande. E Renzi non l'ha chiusa la raffineria, dobbiamo sfatare questa, ma lo dico anche in virtù di documenti, cioè documentazione, sì, che può essere prodotto e può essere accettato, era già deciso. Viene deciso nel giugno del 2014 a Londra, l'ENI decide di chiudere la raffineria, e a luglio del 2014 viene sequestrato a seguito dell'incidente eccetera, eccetera, uno, e viene fermato uno o due impianti, ora non mi ricordo. La decisione dell'ENI era irrevocabile sostanzialmente, facendo divenire la raffineria un deposito costiero con 108 addetti. Ma si erano preparati negli anni passati. Ma la ragione è semplice. A Londra parlano del prezzo del petrolio, cioè raffinare il petrolio a Gela costava più di quanto incassavano, in buona sostanza. Non solo. Ma le autorizzazioni della raffineria, le cosiddette AIA sostanzialmente, erano vecchie di decenni, di almeno 20 anni. Provincia e comune chiedono, perché avevano l'obbligo di farlo, alla raffineria di attenersi a ben 112 prescrizioni per adeguare le loro autorizzazioni, o comunque per adeguare l'impianto in realtà alla normativa ambientale. Queste 112 prescrizioni costavano all'ENI qualcosa come una cifra oltre il miliardo di euro. Certo, però si porta nel nostro non petrolio. non era più conveniente, certo. E quindi avevano deciso di chiudere. Renzi che cosa fa e che cosa ottiene? Ottiene che non si chiuda, o meglio, che non diventi il deposito costiero, ma che sia una bioraffineria che rappresenta il futuro. Ce ne sono pochissime in Italia e in Europa. Oggi la bioraffineria, a fronte dei 3.000 dipendenti che c'erano nel 2014, ne ha 1.500.
quasi 1000 qualcosa, ora non ricordo il numero preciso, comunque sicuramente è più di 1000, ma più di 1000 rispetto a 100 è una vittoria. Non solo, il tanto vituperato Renzi era a capo del governo che ha approvato il patto per il Sud, sì. Quindi i soldi per Gela ne ha stanziati, qualcun altro ha fatto in modo che qualche milione di euro non arrivasse con un voto contrario in commissione. Quindi non è Renzi che ci ha tolto le cose, Renzi ce le ha date le cose, qualcun altro ce le ha tolte probabilmente. Vero? Bravo. Allora, intanto salutiamo il nostro amico Crocifisso Smorta che insomma ha fatto tanti commenti, dice che Gela è fuori dal mondo per le bollette pazze eccetera, e vabbè, lo sappiamo. Mi dispiace, quando si parla di Gela ci vorrebbero non un'ora, due giorni per fare un minimo di disamina. Nella relazione che tu hai pubblicato, cosa ho detto? Gela è come una tela bianca, sì, sì. Cioè, bisogna solo stendere i colori, il pennello, puoi fare qualsiasi cosa perché sì. Si parte da zero. Ma tela bianca, forse nera. Va bene, grazie, grazie Rogelio Pizzani, grazie Nadia, in bocca al lupo grazie per la nuova avventura. Grazie Peppe. Viva il lupo. Grazie Peppe. Ciao Peppe, ciao Nadia. Allietato con la tua presenza. E un saluto a tutti i radioascoltatori. No, aspetta, cos'è questo? Radioascoltatori. E poi ci sono anche quelli di Facebook. Io non sono molto social, però devo dire che. Grazie, che ci seguono sempre, cari. Buona serata, noi ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci. Arrivederci. Casablanco, argomenti di attualità con i personaggi del nostro territorio. Casablanco, sapere, conoscere e interagire con la radio, il giornale online e i social network. Casablanco, in diretta video su Facebook e su tutti i social di Lettera G e Radio Gela Express, il venerdì alle 18.40 e in replica il sabato alle 7.30. Casablanco, in video su www.radiogelaexpress.it, Instagram e su Facebook. In FM 100 e 300 e 103 e 800 MHz e sull'app Radio Gela Express. Costruzioni Edil Ponti, opere edili ed industriali, calcestruzzo certificato e inerti di cava. Costruzioni Edil Ponti, dal 1981, costruiamo legalità. Farmacia Cipolla Gela, dal 1972 al servizio del territorio. Medaglia d'oro Federpharma Caltanissetta. Farmacia Cipolla Gela, servizio gratuito a domicilio e prenotazione farmaci tramite il profilo WhatsApp 324-8240-162. Disponibile dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 20. Farmacia Cipolla è in via Francesco Crispi a Gela. Su Facebook Farmacia Cipolla Gela. Medigroup Construction esegue lavori edili, opere stradali e ponteggi fissi. Dal 2008 si occupa della gestione delle cave, della lavorazione e commercializzazione degli inerti. Medigroup Construction si avvale di un impianto di betonaggio e di macchine per il movimento terra di alto standard qualitativo ed è molto attento alle materie prime impiegate e anche nel monitoraggio del prodotto finale. Medigroup Construction, via Venezia 372, Gela.